dal canale YouTube Exploring the Plane. La ripresa è stata fatta con la fotocamera a raggi infrarossi, poco prima di atterrare a Ginevra. Questo che vedete è il Monte Bianco. Google Maps di Ginevra, Svizzera. Ginevra è famosa per il suo lago e il getto d'acqua che può raggiungere i 140 metri di altezza. È visibile da una distanza di 20 km su un globo solo parzialmente. Quelle che state vedendo sono riprese di Nyon, che dista 20 km da Ginevra. In questo momento sta attraccando un battello a pale. Da qui la curvatura dovrebbe nascondere in parte Ginevra. Nyon da Ginevra, 12,5 miglia pari a 20 km e 116 metri. La parte nascosta a causa della presunta curvatura dovrebbe essere di oltre 15 metri. In questo momento stiamo vedendo lo spostamento fino al punto di osservazione. La fotocamera è posizionata ad un'altezza sopra il lago di 2,74 m. Tutte queste immagini sono necessarie per la dimostrazione della locazione della ripresa. Come potete vedere, la ripresa viene eseguita con i raggi infrarossi. Le costruzioni sono completamente visibili sul lungo lago. Questa è un'immagine scattata ad alcune centinaia di metri dalla riva come confronto della ripresa. La linea gialla indica i presunti 15 metri della sezione che dovrebbe essere nascosta. Si possono vedere anche gli alberi. Nuovamente una foto ravvicinata per il confronto, è sempre la linea gialla che delinea i 15 metri che non si dovrebbero vedere. Nyon da Ginevra, distanza 20 km 116 metri, altezza dell'osservazione 2,74 m, altezza nascosta 15 metri 83 cm, l'intero lungo lago è visibile. Gli alberi bianchi che vedete perché la ripresa è a raggi infrarossi. Il lago di Ginevra non è curvo, nessun lago è curvo, anche gli oceani non sono curvi, l'acqua che curva non ha alcun senso. Ogni perdita di veduta è ottica. La terra e le sue acque sono piane. Per le vostre libere ricerche invito a scorrere le migliaia di video attraverso il link che trovate su Indice Alfabetico dal sito web www.tinelli.eu. Su questo canale YouTube avete anche l'incredibile raccolta di playlist suddivisa per tematiche. Le playlist le trovate anche su Indice Alfabetico contrassegnate da questo indicatore. Sempre a disposizione il risveglio, a colori, solo nel formato ebook, ma nella versione cartacea è solo in bianco e nero. Su questo canale, come sul secondo, mi comporto esattamente nello stesso modo di come esercita il regime in autocarica. Viene eliminato qualsiasi commento che non rientra nella mia narrativa delle scoperte fatte come libero ricercatore, ma non impongo nulla. Ognuno è libero di eseguire e ripetere quanto proposto e scoprire la verità, oppure di lasciare il canale e continuare a credere e crogiolarsi dentro il sistema di indottrinamento.